Cercheremo di capire cosa significa il titolo che abbiamo dato, un po' l'abbiamo affrontato anche ieri, gli artisti in campo, il 69 e la misura del futuro, perché questo è il titolo che ho dato a queste due giornate. Il 69 e la misura del futuro è un'espressione interessante perché in qualche modo raccoglie l'idea che ha un po' attraversato tutta la manifestazione 69-70 dalla giornata del 4 novembre fino ad oggi, e dà un po' il senso anche di ciò che avete visto o che potevate vedere, i film, i documentari e i dibattiti che avete seguito, perché quello che abbiamo pensato di fare quest'anno era di interpretare il 69, come avete ascoltato ieri anche il direttore del Dipartimento Roberto Morozzo della Rocca, che è uno storico contemporaneo, ha detto che il 69 è un anno un po' strano perché parliamo sempre del 68, il 69 si è legato in Italia all'autunno caldo e alle lotte sindacali, però è un anno di passaggio, un anno di transizione verso gli anni 70, che sono i grandi anni che, come avete visto ieri, possono essere interpretati in due modi anche molto diversi, no? E Schauren, questo pittore che è intervenuto, li ha interpretati in maniera molto negativa, dato un'immagine molto plumbea, molto triste, molto anche un po' terrificante degli anni 70. Non è l'unico, per esempio Walter Veltroni, che è stato sindaco di Roma, dà la stessa interpretazione degli anni 70, gli anni che hanno impedito di uscire di casa perché c'erano le bombe, gli attentati, le manifestazioni, eccetera, eccetera. Io invece, come avete notato ieri, do un'interpretazione molto diversa, nel senso che non mi rifiuto di cadere in questa trappola che io ritengo giornalistica degli anni di piombo. Sono stati anni in cui si è molto lottato, sono stati anni straordinari, pieni di cose, pieni di emozioni positive. Sono nate, come vedremo, tantissimi movimenti, cioè il movimento femminista è nato negli anni 70, nel 69 non era affatto strutturato, e chi ha fatto quegli anni, chi ha vissuto in quegli anni, si è reso conto che da un giorno all'altro le ragazze, le donne, anche nei gruppi, quelli che ieri erano chiamati gruppetti, gruppi extraparlamentari di sinistra si chiamavano, cioè gruppi di studenti, di operai, di militanti, di donne e di uomini giovani, che si erano costruiti in piccoli partiti legati a dei giornali. Queste cose le avete viste anche ieri, ma non ve le hanno spiegate. Il giornale Lotta Continua era il giornale quotidiano del gruppo extraparlamentare sinistra Lotta Continua, il giornale Potere Operaio era il gruppo del Potere Operaio, una rivista che si chiamava Avanguardia Operaia era il gruppo di Avanguardia Operaia, che poi ha costruito anche un giornale quotidiano che si chiamava Il Quotidiano dei Lavoratori, che usciva tutti i giorni, costava 50 lire e che leggevano in molti, e altri come me erano invece in un gruppo che si chiamava Il Manifesto, che aveva una rivista negli anni 69-70 e poi un quotidiano che è quello che ancora esce, che produce una cooperativa che produce ancora, diciamo, dibattito, cultura, eccetera. Il gruppo Il Manifesto era quello più legato alla cultura ufficiale, un po' eretica, ma comunque alla cultura del Partito Comunista. Il gruppo Il Manifesto era quello di Luciana Castellina, che avete conosciuto, chi è venuto alla Casa del Cinema il 4 novembre ha conosciuto Luciana Castellina, è stata una delle fondatrici del Manifesto, Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Lucio Magri, era un gruppo che nel 68, anzi nel 69, il Partito Comunista Italiano ha radiato, cioè ne ha mandati fuori. Perché? Perché li ha trattati come eretici, perché si erano permessi di criticare l'invasione militare sovietica in Cecoslovacchia, che è del 1968. Questo ha creato una rottura all'interno del movimento comunista, ma anche in Italia, e molti intellettuali hanno criticato quest'atto di violenza, e in quegli anni la direzione del Comitato Centrale del Partito Comunista ha cacciato, radiato questo gruppo di persone che hanno costruito questa rivista, e intorno a questa rivista hanno aggregato
pezzi del movimento del 68 che cercavano una casa, no? Che non erano d'accordo con queste politiche del Partito Comunista, che non erano d'accordo con certe politiche del Partito Socialista, che cercavano, quindi si sono aggregati al manifesto, così è nato il manifesto. Altri gruppi sono nati direttamente legati a certe teorie, per esempio l'operaismo. Avete incontrato, se aveste seguito questo convegno, avete avuto la fortuna di incontrare alcuni dei padri fondatori di questi 50 anni, quelli di cui voi siete i figli in qualche modo, perché c'è anche Mario Tronti alla Casa del Cinema, che è un intellettuale famoso, molto famoso, ha scritto un libro molto famoso negli anni 60, si chiama Operaia Capitale, che ha fondato le teorie dell'operaismo, cioè del portare la filosofia e l'analisi dei media, l'analisi della televisione, l'analisi dei comportamenti sociali, l'antropologia, in rapporto con l'esistenza di questo soggetto operaio che per la prima volta veniva preso in considerazione sulla scena sociale ma anche filosofica italiana, no? Abbiamo detto durante tutto il convegno, anche ieri, che l'ha detto anche Carlo Emilio Casula, che è uno storico di Roma 3 in pensione, professore emerito di storia, che ha ripetuto che la forza del 69 è stata quella di determinare anche per il grande pubblico, oltre che per i media, cioè il cinema, la televisione, la figura operaia come figura, come soggetto, non solo come oggetto di consumo, oggetto della pubblicità della Vespa, oggetto della curiosità della borghesia, ma come soggetto produttivo direttamente o indirettamente di cultura, di storia, di cultura sociale. Pensate a un film della Bert Müller, Il mime metallurgico, ferito nell'onore, basta il titolo per capire come il soggetto operaio, l'operaio metalmeccanico, Mimì, metallurgico, meravigliosamente interpretato da Giannini, entra addirittura nel titolo, no? Nel titolo del film, ed è la storia di un operaio di fabbrica che, come dire, pure vive a Milano, vive a Torino, vive nelle grandi città operaie, vive e partecipa dei movimenti di liberazione degli operai dallo sfruttamento, di costruzione di nuove forme anche di democrazia come consigli di fabbrica e altre cose che ho detto, ma rimanendo comunque un emigrato dal sud, nella sua vita, nella sua anima coesistono due culture, quella paternalista, misogina, gelosa, un po' medievale, almeno secondo la linea Vermeer, di certe zone del sud Italia che lui si porta dietro, e invece le nuove libertà che sta scoprendo proprio nelle grandi città operaie del nord. Ferito nell'onore perché appunto come dire, il suo onore di maschio viene ferito dal tradimento della sua compagna, e questo, come dire, lo fa reagire in maniera antica in un mondo che lui stesso sta contribuendo come operaio a cambiare, a rendere più moderno. Ecco, questo è, diciamo, il senso di quel film. Però il fatto che quel film sia una grande commedia che ha avuto un grande successo, come tanti altri film, La classe operaia va in paradiso di Petri, gli operai entrano come soggetti della storia e vengono dai registi italiani analizzate anche le contraddizioni che tornano. Questo è importante. Quindi gli anni 70 sono stati anche questo, no? Sono stati anni in cui tutto questo è accaduto, perché quello che è accaduto nel 68 e nel 69 sono due nuclei, dovete immaginare come due nuclei potentissimi di energia, cioè energia che era soprattutto nostra, insomma, dei ragazzi, dei giovani operai, dei giovani studenti. Avete visto quante volte sono state citate anche nei documentari, anche in Contratto di Gregoretti, che avete visto al cinema bernese, i giovani dei licei, no? Ecco, per dire, Roberto Morozzo della Rocca, che è il nostro direttore di dipartimento, o io, che avevamo la stessa età, avevamo 14, 15, 16 anni, eravamo al liceo, prima, seconda liceo classico, e già da prima, già dal 68, quando siamo entrati al liceo, eravamo politicamente impegnati, prima ancora di entrare in prima liceo. Quindi, come dire, proprio una generazione che è cominciato prestissimo, no? E poi quelli più grandi che occupavano l'università avevano 2 o 3 anni in più. Però,
gli operai che arrivavano dal sud per lavorare alla Fiat avevano la stessa nostra età, le ragazze avevano la nostra età, e le ragazze nel 72-73 diventano femministe, cioè a un certo punto rompono lo schema. Nel 68 le ragazze erano ancora considerate gli angeli non più del focolare, come nella tradizione maschilista italiana, ma gli angeli, sempre angeli, preziosa, insostituibile, eccetera, però tenuto un po' sotto traccia del ciclostile. Il ciclostile era una meravigliosa macchina che produceva volantini, cioè una mini macchina tipografica con un rotolo di carta inchiostrata, e girando questa macchina si producevano fogli di carta su cui noi scrivevamo con la macchina per scrivere delle matrici, con i nostri pensieri, e venivano stampati in migliaia di copie. Era affascinante perché era la scoperta della stampa, è un altro modo di democratizzare i media, che non avevamo ancora i giornali, non c'era ancora la radio libero del movimento, non c'era la televisione, ma c'era il ciclostile, cioè la possibilità di moltiplicare per una risma di carta, cioè 500 fogli, anche due risma di carta, un testo. E devo dire che per me è stata una grande emozione quando il mio articolo, il mio testo è diventato un volantino in 1000 copie da distribuire ai miei colleghi del liceo, no? Intanto era la meraviglia della stampa, si diffondeva una parola che non potevi diffondere sui giornali perché non potevano scrivere, perché era troppo piccolo, diciamo, il ciclostile potevi farlo. Il 68 ha molto valorizzato il ciclostile come macchina da stampa dei movimenti, e le ragazze erano quelle che giravano la manovella del ciclostile tirando i fogli di carta, che era un umile mestiere che facevamo anche noi, però insomma nel 68 le ragazze erano state considerate degli angeli del ciclostile perché facevano queste cose diciamo umili e necessarie, le facevano anche i maschi, però questa situazione non poteva durare, era chiarissimo alla nostra generazione che non andava bene che le ragazze facessero solo quel lavoro lì, e infatti improvvisamente, abbastanza improvvisamente, nel 72-73 anche nei nostri piccoli partiti, questi gruppi, questi partiti extraparlamentari vuol dire che nessuno di noi aveva una rappresentanza in Parlamento, nessuno si era presentato alle elezioni, non eravamo parlamentari, e anzi rifiutavamo anche il sistema parlamentare perché, come avete notato ieri, difendevamo la democrazia diretta, che non era quella di Grillo adesso, era di consigli di fabbrica. Qua c'era proprio il consiglio di fabbrica di Fiat Mirafiori, di fianco al mio pezzo sulla luna elettronica. Questa idea del consiglio di fabbrica, cioè di un'assemblea operaia, studentesca, di condominio, di cooperativa, di libreria, cioè i consigli stavano, nel 69 si sono diffusi dappertutto, qualunque gruppo di persone, per autogestirsi senza le regole ufficiali, costruiva un consiglio e si eleggeva direttamente un rappresentante, e tutto questo non era ufficializzato nel Parlamento, ma era una potente forma di democrazia diretta. Per esempio qui a Roma costruire i consigli nelle borgate è stato durissimo ma efficace, cioè i borgatari romani, i proletari senza lavoro, buttati intorno, anche qui a San Paolo, dove adesso c'è Valco San Paolo, dove sta Roma 3, ora c'erano le borgate, tutti privi di cultura politica, molto aggressivi, molto arrabbiati con qualunque forma di potere, potevano essere quelli che descrive Pasolini, eccetera, eccetera, le ragazze di vita, erano forse preda della delinquenza, no? Della camorra, della mafia, della delinquenza organizzata, e però in quegli anni con i consigli si è detto a queste persone: possiamo costruire un consiglio della borgata, eleggere dei rappresentanti, chiedere dei servizi. Io ho lavorato con degli artisti come Carlo Quartucci, per esempio, che ha avuto di vedere, abbiamo fatto un film, abbiamo lavorato in borgata alla Romanina, dove adesso c'è l'IKEA e la seconda università di Roma, c'erano le baracche,
e lì questo gruppo di baraccati, di proletari, ha prodotto, ha chiesto le cose che il Comune d'Europa allora non ha, il Comune d'Europa era l'Eurocristiano, non era il suo interesse. Mancava l'asilo nido, le donne hanno chiesto l'asilo nido, cioè una struttura organizzata femminile per tenere i bambini durante le ore di lavoro. Abbiamo chiesto l'attacco della luce, del gas, dell'acqua e poi le case. E, insomma, tutto questo si otteneva con la democrazia dei consigli, che era diverso dal sindacato, era più diretta, più sparsa nella città. E questo era molto importante, per questo eravamo extraparlamentari, perché alla fine il Parlamento non ci interessava, comunque fino a quel momento non aveva funzionato così bene, e tutte le conquiste degli anni 70, io vorrei che questa idea degli anni 70 duplice, che non è soltanto anni di piombo, voi la capiste, cioè negli anni 70 vengono approvate le grandi leggi che adesso le stanno smontando, ma lo Statuto dei lavoratori, che è stata la più importante legge del secondo dopoguerra in Europa, con tutte le conquiste salariali, sociali, l'articolo 18, il licenziamento ingiusto che veniva revocato dal giudice, l'operaio veniva riassunto in fabbrica, la legge sul divorzio che aveva motivato decine di registi, Gregoretti, Taviani, il fuori legge del matrimonio negli anni 60 per ottenere il divorzio come conquista civile laica, c'è Pannella, la legge per il diritto all'aborto, che è stata una legge durissima da ottenere, che non era per l'aborto come ancora adesso i fascisti o certi clericali dicono, era per il diritto di abortire se volevi, se lo sceglievi come libera scelta in condizioni di salute. Questa è la legge 194, farlo in ospedale, farlo fuori dai sistemi, dalle reti clandestine, perché fino al 74, quando è stata approvata la legge sul 194 sul diritto d'aborto, le donne abortivano da sempre, però abortivano di nascosto dalle mammane, che erano delle signore che mettevano un ago nell'utero e facevano uscire il bambino, a volte ammazzavano anche la madre, sui tavoli delle cucine, senza nessun tipo di protezione sanitaria, e questo portava alla morte di tante donne. Allora, le femministe e tutti noi ci battemmo per una legge che regolamentasse la possibilità di abortire, non come forma di diritto insostituibile, se uno voleva tenersi il bambino, se lo teneva, però che almeno se voleva abortire lo potesse fare in ospedali e in cliniche che glielo facevano fare senza ammazzare e senza ammazzare il bambino. Poi la legge contiene anche la possibilità di far adottare i bambini che non possono essere in quella famiglia perché non ce la fa da altre persone, no? Tutto quello che c'è ancora in Italia, ma è stato boicottato per 50 anni e adesso per esempio non viene spiegato alle donne che arrivano in Italia, cioè tutte le donne che arrivano dalle incinte, dall'Africa, dal Medio Oriente, eccetera, dovrebbero per prima cosa ricevere a Lampedusa una bella informazione civica sulle leggi italiane, che gli dicono, vabbè, hai un bambino, se l'hai, è il frutto di uno stupro che hanno fatto quei selvaggi della Guardia Costiera Libica in Libia, non lo vuoi, non ce la fai, non hai lavoro, non sai dove andare, lo dai in adozione, lo puoi fare in Italia, ma bisogna spiegarglielo. E invece non viene spiegato, ogni tanto vogliono bambini nel Tevere, buttate dalle mamme. Voglio dire, l'Italia è diventato un paese molto più civile, un paese tra i più civili d'Europa negli anni 70, è stato attraversato da grandi movimenti culturali, sociali, civici, eccetera, è diventato un posto d'avanguardia grazie alla forza della classe operaia, dei contadini, degli studenti, degli intellettuali, dei registi, e sono state mobilitate milioni di persone. I cortei per l'aborto, per il divorzio, per la scuola, per le 150 ore, che è stata la più grande operazione di alfabetizzazione delle masse analfabete del secondo dopoguerra, che voleva dire, avevamo un piccolo documentario, nel contratto nazionale dei lavori di tutte le categorie c'era la possibilità di recuperare 150 ore pagate dall'azienda, che sia il Ministero o la Fiat o la piccola azienda. 150 ore sono tante, voi fate un corso qui in 36 ore,
il vostro segreto 36 ore. Pensate, 4 volte di più, no? Pagate dai datori di lavoro, cioè dai padroni, pagate come ore di lavoro, i padroni sono molto arrabbiati per questo, perché è una spesa, da spendere nell'università, nella scuola, nelle scuole dell'obbligo, oppure, come ha detto un operaio una volta della Fiat, per suonare il violino, per imparare a suonare il violino, perché l'altro, il violino, o andare al cinema, o imparare a fare la fotografia, perché l'altro slogan che noi della sinistra extraparlamentare, tutti i gruppi, diciamo, diffondevamo, era che oltre al pane, negli anni 70 si doveva lottare anche per le rose, il pane e le rose, quello era anche il titolo di un romanzo di Vera Vera, e cioè oltre alle lotte per il salario giusto, per il salario che ti dava il pane, cioè la sussistenza, la vita normale, ci battevamo per le rose, cioè per i bisogni considerati non strettamente necessari al lavoro, ma necessari alla costruzione della persona umana e alla sua felicità. E queste sono le rose, e cioè il desiderio che tutti avessero, non soltanto la borghesia ricca, avessero la possibilità di far lavorare e avere garantito il pane e qualche altra cosa, che poteva scegliere liberamente, l'istruzione, il cinema, il teatro, la possibilità di vivere, fare sport, fare delle cose che non c'entravano direttamente con il lavoro ma con la sua umanità. Questi sono stati gli anni 70. Naturalmente gli anni 70 sono stati, questo tipo di scontro è stato così duro, perché come dire, interi pezzi dello Stato italiano non erano affatto contenti di questa di fatto rivoluzione sociale e giuridica. L'università, voglio dire, quando io andavo al liceo nel 68, l'università era di classe, cioè era riservata soltanto a certe famiglie ricche, perché le tasse erano molto alte, perché c'erano pochi professori, c'erano pochi sedi universitari. Ci sono voluti 5 anni per ottenere una legge per l'università che portasse a quello che avete voi, cioè l'università di massa, con tante sedi universitarie, tanti nuovi concorsi per voi professori, tante per tutti. All'università ci si arrivava solo col liceo classico, quando io mi sono iscritto al liceo, neanche con lo scientifico, e per ottenere che all'università si potessero iscrivere anche i periti elettronici o le scuole, i ragazzi che avevano fatto una scuola secondaria superiore con una scuola tecnica, c'è stata una grande battaglia nei licei e nelle università per ottenere la democrazia all'università, cioè vuol dire, non è che anche la vostra, il vostro gruppo sociale di adesso come studenti non abbia approfittato del 69. Tutto questo non piaceva a tanta gente, alle chiese, a certe parti dei partiti, anche al Partito Comunista, ai conservatori, ai giornali conservatori, a Indro Montanelli, un sacco di gente. E non sempre che non piaceva ai servizi segreti, all'esercito, al potere, ai costruttori di palazzi, per esempio un'altra delle battaglie che abbiamo fatto negli anni 60-70 è per l'ecologia, contro l'energia nucleare, per il risparmio energetico. Guardate, tutte le cose di cui parliamo adesso sono tutte anticipate anche da me personalmente, no, non sono io, ma insomma, io ho scritto negli anni, prima del 75 per il risparmio energetico, che adesso sembra una cosa nuova, per l'energia solare al posto dell'energia idroelettrica che distrugge l'ambiente, per le energie alternative ai combustibili fossili, sappiamo tutto. Adesso si parla di liberalizzazione della cannabis per attaccare le mafie che approfittano della droga, rimpiccicando la gente, soprattutto facendo tanti soldi sulla droga. E se voi cercate bene sui nostri giornali, Volta Continua, Manifesto, cioè scoprite che noi, la nostra generazione, si era battuta già per liberalizzare le droghe leggere, Pannelli, Radicali l'hanno fatto, ma non per diffondere la droga, come dice Salvini o la Meloni. È come per l'aborto, nessuno ti obbliga a drogarti,
però se tu proprio vuoi assaggiare la cannabis o l'hashish, lo devi fare sapendo che quello è davvero cannabis hashish buono e non è tagliato e non ti fa morire di overdose. Poi io non lo faccio, ma se uno vuole fare lo deve fare in sicurezza, no? E d'altra parte è pure ipocrisia, perché lo Stato mette la tassa sui tabacchi che fa venire il cancro, mette la tassa sui liquori che distrugge lo stomaco, quindi non è che non diffonda sostanze pericolose, lo può fare benissimo anche con altre sostanze, no? Queste cose erano chiarissime già negli anni 70, perché oltre alla battaglia per l'ecologia, c'è Lerna per esempio, adesso Matteo è addirittura oggi in Italia Nostra, lavora nelle associazioni ambientaliste, quindi è continuata questa storia, ma è pieno di architetti, di studiosi che hanno difeso, sono battuti per difendere l'ambiente come beni culturali, le chiese, i monumenti, le cose, come oggetti da conservare, da restaurare. E quindi si parlava di ecologia, si parlava di difesa del paesaggio. Il paesaggio è entrato nella Costituzione italiana con un emendamento degli anni 70. Adesso abbiamo la carta per la difesa dei beni culturali e del paesaggio. Il paesaggio lo dimentico l'ultima. Andate a vedere su internet la legge sulla carta per i beni culturali, scoprite che c'è anche il paesaggio. Paesaggio vorrebbe dire che non potremmo avere, se fossero state prese sul serio queste cose, non avremmo adesso Sarno o i paesi della Calabria che vanno sott'acqua ogni volta che piove, no? Se avessimo preso sul serio la difesa del paesaggio come bene ambientale e culturale. Questo per dire che era anche, non era solo classe operaia, si è portato dietro col biennio tutto questo, così come la medicina. Vasaglia, psichiatra a Trieste, fa una legge sempre negli anni 70 che libera i disabili mentali, i matti, dai luoghi di costrizione. Noi avevamo scritto, anche io avevo scritto un testo con le istituzioni totali. Che cos'erano le istituzioni totali? Il carcere, il manicomio e la scuola, cioè i luoghi dove si educava la gente, i giovani studenti o le persone, a vivere come in fabbrica. Allora il modello economico era la fabbrica tayloristica, quella di Taylor, la catena di montagne, no? Tanti uomini macchina che fanno abitano i bulloni e non riescono a conoscere il senso del prodotto finale. C'è una battuta molto dura che riprende Antonio Gramsci negli anni 30, quando spiega che John Ford, non il regista, quello che fonda la Ford, Henry Ford, aveva chiamato i suoi operai scimmie, scimmie ammaestrate. Questo era l'operaio massa, operaio trattino massa massificato negli anni 70, contro cui c'è stato il 69, per trasformare questi operai che anche l'industria italiana, la Fiat, la Pirelli, trasformavano in scimmie ammaestrate, capaci di fare una cosa sola tutta la vita, quindi alienate, prive di umanità. Questa era la produzione industriale in quegli anni. L'abbiamo cercato con 68-69 di rompere questo meccanismo e di far diventare queste persone considerate scimmie, più o meno ammaestrate, persone, dandogli le rose, i diritti, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto alla bellezza, eccetera, eccetera. Questo l'ha fatto gli studenti, ovviamente, le persone, gli operai, che non riuscivano a farlo. Questo è stato il rapporto operai-studenti, intellettuali-operai in quegli anni, e ci siamo riusciti, un po' noi, un po' l'economia che è cambiata, ma adesso non si lavora più in questo modo, si lavora in un altro, non si lavora in generale, insomma, quando si lavora si potrebbe lavorare in un altro modo. Adesso per esempio i grandi centri di ricerca, anche americani, che sono sempre stati il modello della borghesia europea, anziché hanno sostituito la catena di montaggio come luogo di produzione, all'isola, a un gruppo di persone, a un'isola pluridisciplinare in cui si incontrano ingegneri, fisici, teorici, cioè materie scientifiche dure, e artisti, videoartisti, cineasti che lavorano insieme. Cioè l'interdisciplinarità, che per noi era una battaglia nel 68, è diventata la regola della produzione industriale contemporanea. E insomma, Vasaglia libera i disabili mentali,
Poi anche quella legge non viene applicata come una legge sull'aborto, perché una volta che li hai liberati devi farli comunque, devi curarli, devi stare dietro. E i decreti attuativi per seguire queste persone non li hanno mai fatti. Ma perché? Perché la politica che non voleva quella legge semplicemente non ha detto che cosa ci facciamo con queste persone che stanno male, che prima stavano nei manicomi. E quindi c'è durato in giro per strada tutti i famosi clochard romani, 4.000 clochard romani, in buona parte sono disabili mentali che sarebbero stati inchiodati ai letti letteralmente in qualche manicomio romano, per esempio alla Santoria della Pietà, no? Sopra la Monte Mario, chiusi lì e dimenticati. Invece adesso stanno in giro per la città e creano fastidio, disturbo, voglio dire, certamente, ma è perché non è stata applicata la legge sulla la legge basale, perché tutte le strutture che dovevano crescere, dando lavoro a giovani medici, psichiatri, eccetera, per seguire queste persone in casa, in famiglia, in comunità, eccetera, sono state fatte male. È un problema di... Allora, tutte queste leggi di grande valore, come capite, sono state boicottate dai conservatori delle varie istituzioni e poi direttamente dai poteri forti militari, quindi bombe, attentati, squadrismo fascista reclutato per ammazzare gli studenti e gli operai, è successo di tutto negli anni 70, ogni momento c'era davvero sì, una bomba. Io non potevo andare adesso in certi quartieri di Roma, non avevo diritto perché avevo i capelli lunghi. Negli anni 70 io avevo ancora i capelli, avevo anche lunghi e non avevo la barba. Quando mi sono tagliato i capelli mi sono fatto crescere la barba, ma questo è accaduto nel 1977, quindi prima del 77 avevo i capelli lunghi. Col fatto solo di avere i capelli lunghi mi era proibito militarmente l'ingresso a Monte Mario, per dove abitava mio zio. Io non potevo andare a prendere il 913 e salire a Monte Mario, perché quella è una zona fascista. Fascista vuol dire che se tu scendevi dall'autobus, trovavi i ragazzetti tagliati della mia età con i capelli tagliati a zero, di Ordine Nuovo o di Avanguardia Nazionale, che erano gruppi squadristi di destra, che mi picchiavano, che tentavano di picchiare. Anche loro, come dire, non riuscivano ad arrivare. Se superavano Piazzale Clodio, gli facevano la stessa fine. Se arrivavano in certi... per esempio il corso Trieste dove c'era Giulio Cesare, che era un liceo di destra, noi non ci potevamo andare perché era una zona off limits, Roma era divisa così, no. Ma non ci si picchiava allo stadio, ci si picchiava direttamente ogni sabato pomeriggio nei cortei, però almeno tutti avevano un ruolo ideale. Sono anni che tutti rimpiangono, se sentite Giorgia Meloni rimpiange quegli anni, era a destra, quegli altri, cioè, però erano anni di ideali, sì, vabbè, ci picchiavamo ugualmente, felicemente, cioè, qualcuno moriva. Sono stati anni molto duri, abbiamo avuto contro tutti i servizi segreti del mondo, sappiamo che a Roma sono intervenuti il KGB sovietico, la CIA, il servizio segreto inglese, l'MI5, si ammazzavano tra di loro, cioè, dire. In via Veneto, io mi ricordo una volta, non l'ho visto, ma insomma, è partito un razzo da un albergo che ha colpito l'albergo di fronte, il razzo era israeliano e ha ammazzato un militante palestinese che stava di fronte, cioè capitava questo a Roma, quindi, e tutta l'Italia era così, anche i piccoli paesi. Allora, quindi è stato un decennio di grandi emozioni che è finito nel 78 con l'assassinio di Aldo Moro, che è stata proprio la fine di un'epoca, perché ha determinato la fine dell'illusione libertaria degli anni 70, iniziata nel 68, e è stata anche la fine della Prima Repubblica, è stata la fine dell'idea che Moro aveva perseguito con Berlinguer, che era il segretario del Partito Comunista, di un governo di centro-sinistra radicale, riformatore, forte. È finita poi con tutto quello che più o meno sapete. Tenete conto che in questo decennio, nel 73, noi abbiamo avuto un anticipo di quello che sarebbe capitato anche in Italia. L'Italia era comunque la settima potenza industriale del mondo, come abbiamo detto ieri, ed era vero. Era anche il posto più avanzato della Terra, perché non eravamo un paese comunista, però la Costituzione italiana e tutto questo lavoro degli intellettuali intorno alla Costituzione e alle leggi
stava producendo un paese molto avanzato democraticamente, avanzato anche giuridicamente. Per bloccare questo meccanismo in Italia non si poteva fare, hanno tentato 4 volte di fare dei colpi di Stato fascisti, 73, 74, 75, varie volte, bombe di tutti i generi sui treni, eccetera. Ma questo enorme movimento ha sempre reagito, ogni volta che c'era una bomba la gente anziché stare chiusa in casa scendeva in piazza e protestava contro i fascisti, questa era la reazione, era un po' diverso da quello che capita oggi. Tutti, appena si sapeva di una bomba a Brescia, a Torino, eccetera, si scendeva in piazza in tutta Italia contro la reazione, il fascismo, la strategia della tensione. E quindi questi ritornavano nell'ombra e ci pensavano altri 2 anni e poi ricominciavano. E però nel 73 è accaduto che in Cile, posto apparentemente lontano, era a noi molto vicino, dove c'era un governo socialista diretto da un medico, Salvador Allende, massone, massone come Garibaldi, massone come tanti politici italiani, aveva costruito una democrazia liberale di sinistra che stava aiutando i contadini, stava aiutando le donne, aveva sviluppato le arti, noi avevamo imparato tantissimo dal movimento di unità popolare, unità popolare in Cile, perché gli artisti erano coinvolti, facevano i manifesti, si facevano i murales, la fotografia, il video, il cinema militante, era un movimento straordinario. E a tavolino un gruppo di economisti newyorkesi, americani, della scuola di Chicago, un gruppo di giovani economisti americani liberali, ha programmato un colpo di Stato in Cile. Siccome il Cile è un piccolo paese, la CIA ha organizzato, l'operazione Condor si chiama, ha organizzato questa cosa e con i servizi segreti hanno incominciato a finanziare i fascisti, finanziare l'esercito, finanziare i camionisti. Il Cile è un paese lungo e stretto, hanno fatto partire uno sciopero dei camionisti in estate, i camionisti hanno bloccato il Cile, le merci non arrivavano più, la gente cominciava a non avere più da mangiare. E a un certo punto a settembre entra in campo l'esercito e ammazza fucilandolo nel palazzo presidenziale il Presidente della Repubblica, Salvador Allende, e prende casa per casa, per questo ieri è stato detto avevamo paura di dormire in casa, perché l'esempio cileno comunque l'avevamo studiato. Casa per casa prende tutti i militanti dell'estrema sinistra, per esempio anche me o Paolo Ciauren, tutti quelli che avete incontrato ieri di quella età, e li andava a prendere, li ha portati nello stadio di Santiago e di Cile e li ha torturati, uccisi, tagliati a pezzi, stuprati, buttati agli aerei, vivi sul mare della Plaza, gratinati nelle caserme dell'aeronautica, sulle griglie dei letti senza il materasso, con sotto il fuoco, molto bello, poi mettevano sopra il militante, lo bruciavano vivo, insomma, così, cioè, questo capitava, erano gli anni 70 anche questi. E questo fu un avviso diretto per l'Italia. Questa cosa convinse Moro e Berlinguer a dire ok, l'hanno fatto in Cile, possono farlo in Italia, usano la mafia anziché direttamente l'esercito. Dobbiamo metterci d'accordo. E nacque la politica del compromesso storico, cioè dell'unione della democrazia cristiana e del Partito Comunista, che fu bloccato dalla CIA con le Brigate Rosse, che sono state chiaramente ormai si sa pagate dalla CIA, anche se non lo sapevano, o dal KGB, che anche i russi avevano interesse a bloccare l'esperimento italiano nel 78, qualche anno dopo, uccidendo direttamente Moro. Quella è stata la fine degli anni 70, perché di fronte a questo tipo di attacchi i nostri tempi democratici erano un po' troppo lenti, no? Questo però per dirvi che, come dire, magari voi no, ma i vostri genitori sono nati in questo clima. In questo clima gli artisti sono scesi in campo, tutti gli artisti, in maniera molto forte, come in Cile, come in Argentina, come in Uruguay. I poeti, i cineasti, i videoartisti, e sono scesi in campo non in maniera direttamente politica, a volte sì, Pablo Chagrin ci ha detto che io facevo le vignette
per Lotta Continua, per i giornali, ma a parte che se uno le vede quelle vignette come è arrivato un libro, sono molto raffinate, non sono affatto ideologiche, sono molto, no? Sono meno, non sono come dice lui, falce e martello, tale, se uno le vede dice, ma che cosa mi ha detto ieri, no? Sono molto eleganti e sono molto forti, insomma. Però erano anche anni, dovete capirlo, nel 77-78, sulla rivista su cui scrivevo io, che non era più il Manifesto, ma si chiamava Praxis, che è un'altra parola greca, Praxis, che usava Carlo Marx, che non vuol dire solo fare, prassi, ma è come dire il pensiero sul fare, no? Il progetto, infatti qua si chiama il progetto e le forme di un cinema politico, la Praxis era il progetto di un desiderio, di un'utopia. Praxis era la rivista per la quale ho scritto anche saggi di cinema, la nuova tecnologia, eccetera. Abbiamo fatto, tra le varie cose che abbiamo fatto, era stata un'indagine sulla satira, perché ancora nel 77 non era lecito nella sinistra prendere in giro la sinistra. Cioè, per dire, se uno faceva una vignetta su Enrico Berlinguer, che era segretario del Partito Comunista, quella vignetta veniva censurata, bistrattata, l'autore infangato, non si poteva fare. Non si poteva prendere in giro il capo, come nella Chiesa Cattolica non si poteva assolutamente prendere in giro il Papa. Adesso sì, allora no. Tra le varie cose, tra le varie libertà che abbiamo, per le quali ci siamo battuti negli anni 70, almeno noi della sinistra extraparlamentare, è stata anche la libertà di satira, che sembra una bestialità oggi, no? Però abbiamo avuto anche potenti alleati. Cesare Zavattini, che è Cesare Zavattini, a un certo punto nel 77 è andato in televisione e ha aiutato la nostra battaglia per la libertà di espressione e di satira anche nella sinistra, perché alla RAI ha per la prima volta detto la parola cazzo, e questa cosa non si era mai detta. Adesso immaginate, no? Non si era mai detta, non l'aveva mai detta tantomeno uno di sinistra, e invece l'ha detta Zavattini, che era l'autorità della sinistra, tra l'altro neanche comunista, liberale, socialista, no? Il problema è che anche lì non siamo riusciti a gestire queste rotture, perché appena Renzo Arbore ha fatto vedere le ragazze spogliate, Lore del Santo, le ragazze Boccode, eccetera, che era chiaramente una presa in giro del perbenismo di sinistra, è diventato subito, far vedere ragazze nude dappertutto per qualunque cosa, la moda dell'industria culturale. Quindi no, l'elemento di rottura polemica con il perbenismo si è perso subito nella omologazione della trasgressione, che è diventata lo spogliarello delle casalinghe, è diventato subito un grande master televisivo, cioè prendere non una studentessa come adesso che fa vedere le tette e niente, ma proprio una casalinga, una mamma, e farla spogliare in diretta televisiva e per vendere aspirapolveri, cose, oggetti di consumo, lavatrici, la televisione. Noi avevamo ipotizzato le radio e le televisioni libere dal potere, che diventano immediatamente private, diventano strumenti del potere diffuso, per vendere il proprio negozio, il salumare di roba, pigliava una casalinga, la faceva spogliare, lei si spogliava e vendeva i salami. Cioè, era diventato... Tutto questo è incominciato da sinistra in realtà. Adesso no, ci si batte negli talk show televisivi insultandosi, eccetera. In realtà tutto è nato dalla rottura del tabù della satira. Noi abbiamo rotto dei tabù e li abbiamo rotti tutti, però non siamo riusciti a gestirli, a far diventare potere ordinato, diciamo. E quindi sono diventati un casino. Noi abbiamo aperto le porte dell'inferno facendo tutte queste, battendo su tutte queste leggi, perché non abbiamo potuto controllare questo mare di nuovi gesti sociali, nuovi. È chiaro che le ragazze nel 69 si portavano la minigonna, ma era una rottura dura con il permanismo dei genitori.
e dalla minigonna poi siamo diventati a pornografia diffusa, no? Adesso si va in giro con la maglietta, la canottiera, senza canottiera, cioè è diventata una cosa che non si controlla più e di cui ovviamente approfitta il potere. Quindi anche questo è un elemento che dovete tenere in considerazione, cioè tutte le grandi rotture di costume degli anni 70 ci sono tutte state, sono tutte venute con il desiderio di nuova utopia, di nuova democrazia nelle famiglie, nelle scuole, eccetera. Però il potere, i grandi giornali, il potere televisivo, il mercato ne hanno approfittato selvaggiamente trasformandolo esattamente al loro contrario. Cioè il più contento della rivoluzione delle, ma l'ha detto, l'ha dichiarato, delle radio e delle televisioni libere, non è stato il Partito Comunista che era molto impaurito, è stato Silvio Berlusconi. Cioè Berlusconi ha preso coi soldi che faceva lavorando con la mafia e con la costruzione, l'edilizia, perché poi il papà di Berlusconi aveva una banca a Milano che riciclava i soldi della mafia, una vecchia storia, e quindi aveva un sacco di soldi. Questi soldi li ha presi direttamente dall'edilizia, ha costruito Milano 2, eccetera, eccetera, e ha comperato 4-5 televisioni private, piccole, che ha unificato in una sola televisione, Telenor, cioè sono diventate Canale 5 a suo punto. E lui felice che noi di sinistra abbiamo liberalizzato la televisione rompendo il monopolio della RAI. Per noi era un fatto democratico, rompiamo il monopolio della RAI perché la RAI è controllata dalla Democrazia Cristiana, non ci basta la Rete 3 che è piccolina ed è appaltata dal Partito Comunista, vogliamo che la televisione sia prodotta da tutti, diffusa da tutti, e l'abbiamo fatto. Io ho lavorato a Radio Spazio Aperto qui a Roma, Radio Città Futura a Torino, abbiamo fatto telecontratto nel 69 con la Camera del Lavoro di Torino, abbiamo lavorato sulle tecnologie, ma non avevamo i soldi per portarle avanti, alla fine sono arrivati alcuni pirati, Rizzoli, Berlusconi, eccetera, che hanno comprato tutto e hanno cambiato la nostra utopia. Felici che noi avessimo liberalizzato il nudo femminile o la satira, perché poi dentro questi programmi hanno fatto vedere solo ballerine spogliate, prese in giro, satira. Siamo stati noi felici che qui a Massenzio nel 78 Nicolini, che comunque l'assessore, abbia messo sullo stesso piano un film di Visconti e un film con Edwige Fenech. Per me era allora una trasgressione, non ero tanto contento. Berlusconi ha fatto diventare quel modello la realtà della televisione italiana. Tutti i palinsesti di Canale 5 avevano i film scollacciati messi sullo stesso piano dei capolavori dell'arte, e questo ha distrutto la cultura cinematografica di massa, che invece era poco a poco imparato anche a diffondere. Cioè il potere ha agito con le bombe, ma anche con altri elementi. Allora, gli anni 70 in Italia sono stati questi, quindi un grande, uno straordinario laboratorio mondiale, perché poi, come ha detto anche Luciana Castellina, in Francia non è accaduto. In Francia il 68 è durato 6 mesi e il 69 non c'è stato. Nell'Europa dell'Est c'era ancora non soltanto il muro di Berlino, c'era la chiusura totale dei regimi, non erano neanche socialisti, erano proprio soltanto dittatoriali, allora li chiamavano totalitari, che controllavano la vita del cittadino, che era praticamente uno schiavo di un potere che stava molto lontano, perché stava nelle burocrazie dell'Unione Sovietica, no? Però controllava l'Ungheria, la Polonia, eccetera. Quindi l'Europa dell'Est non ha fatto né il 68 né il 69. Quando hanno provato a fare il 68 a Praga sono arrivati i carri armati e hanno chiuso il discorso immediatamente. Ci hanno provato, no? In Francia non l'hanno fatto, l'hanno fatto e poi l'hanno subito chiuso, cioè maggio, a dicembre era già finito il 68, nel 68. In Germania c'era questo problema della divisione del muro. Nell'Europa del Nord hanno, Danimarca, Svezia, eccetera, hanno interiorizzato il femminismo, è stato più facile lavorare sulla liberazione della donna, tanto che adesso quasi tutti i governi dell'Europa del Nord hanno ministri, primi ministri, tutte donne, in Norvegia tutte donne, tutto il governo è fatto solo da donne.
è un eco di questi anni 70. In America avevano altri problemi, c'era ancora Ku Klux Klan, c'era Kennedy, era stato ucciso, c'erano negli anni 70, gli americani erano molto, il potere americano era molto occupato a finanziare le controguerriglie, si chiamavano così allora in America Latina, a sostenere i dittatori in Argentina, in Cile, in Uruguay, in Paraguay. Negli anni 70 il Paraguay, dice, dove è il Paraguay? Il Paraguay, la CIA ha reclutato un SS, un torturatore di Auschwitz, che l'ha fatto diventare Stroessner, che è diventato presidente del Paraguay. Era uno che se tu, in Salvador, tutti ex fascisti, nazisti, tedeschi, reclutati dalla CIA e messi a dirigere questi paesi, con i sistemi della perversione dei campi di concentramento. Quindi appena un ragazzo, mi diceva un mio amico, è andato in Paraguay, allora sconvolto, sì, nel 74, eravamo nel 74, qui facciamo le lotte per la liberazione della donna, un ragazzo in aeroporto ruba la valigia del giornalista, la polizia paraguayana lo acchiappa e davanti al giornalista gli taglia le mani col macete. Il giornalista dice: no, ma perché processiamolo? No? Dice, no, no. Questi erano i metodi nazisti della gente messa lì dalla CIA, dai servizi segreti americani, che combatteva le sue guerre in maniera leggermente diversa anche qui a Roma. C'è un libro del giudice Gianfranco De Cataldo che è appena uscito sugli agenti americani segreti a Roma negli anni 70, con omicidi ancora non risolti di cadaveri che giravano al Tevere, insomma, leggetelo, perché è appena uscito sulle guerre segrete a Roma negli anni 70. Per dire, ha portato di più il 68 negli anni 70 in America un regista italiano come Michelangelo Antonioni, che va a girare Zabriskie Point, che il cinema americano di quegli anni. Infatti i giovanotti del cinema americano, Woody Allen, De Niro, Scorsese, eccetera, allora giovanotti, si sono molto ispirati in maniera quasi esagerata al neorealismo e al 68 italiano. Sono sempre passati per l'Italia. Cioè tutto il cinema americano fino adesso era fortemente legato al nostro paese e alle sue tradizioni cinematografiche, perché loro non l'hanno fatto, perché loro, come dire, vivevano in questa memoria italiana, venivano a studiare al Centro Sperimentale, scoprivano attori italiani, gli piaceva l'Italia, importavano storie, tutta la questione della mafia, di Coppola, del Pallino, eccetera, nasce da un profondo amore per l'Italia, oltre che porta a una riscoperta delle proprie radici, cioè le radici irlandesi da una parte e italiane dall'altra, della grande criminalità americana. Quindi l'abbiamo fatto soltanto noi. E il fatto che sia durato 10 anni e che a 50 anni noi ne ancora ne parliamo, vi dà l'idea della forza di quel movimento. Perché se siamo ancora qui, io ne parlo in un certo modo, Salvini ne parla in un altro modo, ma abbiamo più o meno la stessa età e ne parliamo tutte e due, vuol dire che questo movimento ha creato qualche cosa, ha dato fastidio a tanta gente o ha creato tante utopie. Cioè, questo è importante, 50 anni sono tanti. E quindi è stato veramente impressionante quello che è accaduto. Allora, però in America, per esempio, un po' prima, questo ce l'ha detto anche Giancarlo Schiaffini, che è un grandissimo musicista, andate su internet, su YouTube trovate anche delle sue esecuzioni straordinarie. Giancarlo è uno dei più grandi compositori, autori di jazz, di musica contemporanea che abbiamo. E lui, che era più grande, che faceva il genetista, che faceva altre cose, no? Prima di suonare, ci ha detto che per la musica e per quanto ci riguarda noi anche per la videoarte o il cinema in elettronica, il 68 è stato anticipato al 65-66, è accaduto qualche tempo prima, nel 68 c'era già,
e lo vediamo anche adesso. Allora, vediamo la prima immagine espanda in art diagram. Ecco, questa è un'immagine del 1965 di un Fluxus Festival, cioè di un festival del movimento Fluxus che aveva come, lo capite, poi come è nato anche il 68 anche in Italia, aveva come simbolo quella, il tondo con lo sberleffo che fa la linguaccia, una maschera greca che tira fuori la lingua, era il simbolo del movimento Fluxus, l'ha disegnato George Maciunas, abbiamo fatto vedere anche un film sulla sua storia al Macro, che era un immigrato dall'Europa dell'Est a New York, che ha costruito questo movimento che si chiama Fluxus, che è un movimento come il Dada, cioè un movimento d'avanguardia che unisce vari artisti di varie discipline artistiche, pittori, scultori, poeti, danzatori, performer. L'unico che lavora sulla immagine in movimento sarà Nam-June Paik, nel movimento Fluxus, però loro discutono su che cos'è l'arte, lo fanno già nel 65-66. Perché a noi interessa? Perché questa cosa, cioè questa discussione sull'arte scritta, pubblicata diciamo a New York nel 65-66, tra l'altro pubblicata in maniera del tutto simile a quella nostra, cioè Maciunas per diffondere queste immagini e il suo e anche l'idea di intermedialità che poi nasce in quegli anni, stampa con lo ciclostile, cioè tira migliaia e migliaia di volantini, perché nessuna casa editrice lo accetta questo discorso, e quindi lui si autostampa i volantini e li distribuisce alla New York University, alla Columbia, all'Università di Siracusa, cioè alle università, perché gli studenti erano sempre più sensibili a queste cose, e li distribuisce militantemente. E nel 65 tutti gli artisti del movimento Fluxus, filosofi compresi, aprono un altro discorso che noi riprenderemo, noi in Italia riprenderemo potentemente negli anni 70, che è la negazione del copyright. Nasce il no logo e il no copyright nel 65 del movimento Fluxus, nel senso che ancora oggi su internet voi trovate queste immagini e i testi che le accompagnano, che sono testi teorici, liberi da diritti, a disposizione di tutti. Era già così con i volantini di Maciunas, diventerà ancora più forte come cosa con internet. Questo si chiama Expanded Art Diagram, cioè diagramma, mappa delle arti estese, espanse, dilatate, che si porta dietro il concetto di expanded cinema, che poi è pubblicato su appunto anche in relazione a expanded art. Quello che vorrei farvi notare, si vede dall'immagine, un fatto grafico, è che tutte queste arti, adesso non le possiamo identificare, ma c'è il cinema, l'happening, il teatro, si espandono, cioè si espandono quantitativamente, ma si espandono anche come concetti di arte. Che cos'è il teatro? Se lo chiedono allora, e tutti i teatranti italiani se lo sono chiesti per tutti gli anni 70, che cos'è il cinema? È soltanto la sala, la pellicola, oppure anche la macchina da presa portatile, anche il cinema militante, anche la controinformazione e anche la documentazione? E allora, per farlo, per ridefinire le arti e dichiarare la loro espansionabilità oltre i limiti che si erano dati negli anni, nei decenni precedenti, non propongono di mescolarle, come ha detto molto bene, ve l'ha detto, insomma, anche citato Poincaré, Giancarlo Schiaffini, hanno deciso di intrecciarle, farle intrecciare. Infatti queste immagini, tutte e due, sono due tipi di mappe graficamente diverse, ma tutte e due mostrano degli intrecci, degli incroci, non delle omologazioni. Oggi, con la storia del digitale, tutti tendono a usare la parola omologazione. Si omologa tutto, una fotografia diventa un film che diventa un programma televisivo, tutto mescolato insieme. Ecco, in quegli anni si disse no, non si mescola, si fa intrecciare. Io faccio intrecciare, cioè faccio unire in forma anche dialettica, a contrasto,
un'immagine di teatro con un'immagine fotografica, con un'immagine in movimento, con un brano musicale, con una persona in carne e ossa, con una persona fotografata. Le riconosco tutte queste componenti, stanno tutte nella stessa opera, che non è più film, teatro, musica, ma è una forma di arte estesa che lavora nell'intreccio delle arti, che agisce, che si esprime nell'intersecazione. Questa è la grande forza di questa idea, che poi anche autonomamente si sviluppa in Italia e attraversa tutti gli anni 70, arriva fino a oggi in maniera fortissima, adesso poi vedremo come. E comunque l'idea è proprio quella dell'intersecazione, dell'intreccio. Poi io, per spiegare che cos'è l'expanded cinema, questa formula che arriva da Jim Youngblood, che la pubblica a New York nel 68-69, pubblicando il libro Expanded Cinema, vi dico che questa estensione produce intrecci e non omologazioni, intrecci che però hanno una qualità, che è la qualità dell'intermedialità, poi ne parleremo ancora meglio domani. Questi intrecci non devono solo farci vedere che si intersecano diverse componenti artistiche, diversi linguaggi, ma ci devono dimostrare nel risultato dell'opera che questi diversi linguaggi, intrecciandosi, producono una sintesi superiore. Cioè che tu non metti un pezzo di cinema in rapporto con, con una fotografia solo per far vedere che si intrecciano cinema e fotografia. Devi ottenere una immagine in movimento che sia dichiaratamente l'intreccio tra più cose, ma che sia un elemento di qualità superiore alla somma delle parti. Che è quella cosa che diceva anche ieri, che sosteneva Schiaffini, che ha ripreso Perpignani, che fa il montatore. Schiaffini cita un fisico del Settecento, che Poincaré, che dice: la conoscenza nasce dall'intreccio tra i diversi, tra materiali diversi, no? Se tu però metti un'immagine di un certo tipo accanto a un'immagine di un certo altro tipo, lo aveva già scoperto Eisenstein, ottieni non semplicemente una somma di immagini, ma un'idea concettuale che è superiore, ottieni una metafora, ottieni un punto di vista qualitativamente più elevato alla semplice somma delle parti. E questo è il lavoro degli artisti dalla metà degli anni 60 fino agli anni 70. Questo spiega stili diversi, ma spiega il teatro di Quartucci, il teatro di Carmelo Bene, il teatro di Dario Fo, la musica di Schiaffini, la musica di Abbado, la musica, le tante musiche diverse, però tutte costruite su questa idea. Giorgio Gaslini, Vittorio Gelmetti, se qualcuno è venuto a vedere Famosi sotto il segno dello scorpione ai Traviani, avrà capito che la musica, che è di Vittorio Gelmetti, che è del gruppo Nuova Consonanza come Schiaffini, non c'entrava niente con le immagini, una musica bellissima, un capolavoro di musica contemporanea, metallica, quasi da fabbrica, in una storia che raccontava uno scontro tra comunità arcaiche, no? Non era affatto naturalistica, ma è la stessa. Gelmetti è l'autore della musica anche del Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni nel 64, 4 anni prima del 68. E quella musica lì è una musica che entra. È musica, ma non è d'accompagnamento, è di contrasto con le immagini. Crea, allora, quella è l'intermedialità. Non lo sapevo ancora, non c'era la parola, non la chiamavano così, ma insomma, quando noi vediamo Deserto Rosso, 64, o di Antonioni, o Sotto Segno dello Scorpione italiano del 69, del 68, 69, come spettatori, che cosa abbiamo in cambio? Che cosa vediamo e ascoltiamo? Qual è la nostra audiovisione? Non è solo né l'immagine degli attori, di Gian Maria Volonté, di Giulio Grogi, che fanno delle cose, né solo la musica di Gelmetti. È la somma di questi due materiali, musica, suono e immagini, che si montano nella nostra testa e creano una sintesi superiore. Quello noi audio vediamo quando vediamo questi, tra virgolette, film. Non è, capito, è un'altra cosa, ma lo facciamo anche con Sergio Leone, che mette le immagini finto western di Clint Eastwood nei suoi film, e poi la musica di Ennio Morricone, che non c'entra niente con ciò che vediamo,
perché le campane non ci sono, il campanile non c'è, non viene inquadrato, il suono dello scacciapensieri non lo suona nessuno, quindi è una musica totalmente astratta, inventata, entra in relazione, a conflitto quasi, come dire, Eisenstein, con le immagini e produce una immagine audiovisiva di qualità diversa dalla semplice somma delle parti. Questo è l'unico modo per interpretare quelle opere, perché tutti gli altri sono modi che guardano alla musica come descrizione. Se voi fate il lavoro che fa Quartucci, qualcuno che l'ho fatto vedere, ma so, possiamo vedere anche oggi, mescolando, per esempio in un set televisivo, fotografie che mette degli attori che stanno in scena, che però sono stati bloccati nel tempo della macchina fotografica, e li mette su un leggio. Il leggio è lo strumento che serve a sostenere le pagine di musica, e Quartucci già negli anni 70 sostituisce le pagine di musica con le fotografie, cioè in qualche modo ci dice: dobbiamo imparare a suonare le fotografie anziché a guardare le fotografie, cioè interpretare le foto musicalmente, e poi intorno a questi leggi mette altre grandi fotografie appese ai muri, ci dice dovete guardare, ci invita a cogliere la relazione di forma tra foto piccole messe sul leggio e le stesse foto ingigantite messe a pochi metri sulla parete, è una differenza di formato che crea delle relazioni espressive diverse. In mezzo ci mette degli attori che danzano, che cantano, che giocano, che fanno delle cose. E poi delle musiche che non c'entrano niente con ciò che sta accadendo, e poi della parola d'attore. Tutti questi elementi sono elementi diversi tra loro, che possiamo analizzare uno per uno, dicendo questa è fotografia, questa è televisione, questa è immagine cinematografica. A un certo punto in Norelmer c'è addirittura uno schermo cinematografico con un primissimo piano dell'attore che è cinema, no? Ripreso dalla telecamera. Tutti questi elementi li analizziamo uno per uno e diciamo entrano in collisione, si intersecano per qua, producono un'arte espansa, che vuol dire che quella roba lì non è più soltanto teatro, televisione, video, film o fotografia, è arte ed è la somma di questi intrecci. Per esempio, qui abbiamo lo studio con Nam June Paik, ragazzetto, a New York nel 71, con John Lennon, Yoko Ono e Sikuka Abe, finalmente lo vedete. La videocamera che voi usate è nata dall'idea di Paik, di una videocamera portatile e democratica, ma l'ingegnere che gliel'ha costruita è Abe, che era l'unico che capiva qualcosa di elettronica sul serio, e infatti il brevetto si chiama Abe, Paik Abe Video Synthetizer, che è questa roba qui. Quella è la prima telecamera portatile della storia, che si chiama Port A Pack, come una scatola portatile. È il primo strumento di registrazione cinematografica elettronica leggera nella storia. È nata da una testa di un videoartista Fluxus, legato a quell'idea di intrecci, realizzata da un ingegnere, e che evidentemente i televisori erano qui là, non c'erano le videoproiezioni, non c'erano i videoregistratori, non c'era niente di quello che abbiamo. C'era un monitor a 28 pollici che mandavano queste immagini in movimento. Di fianco c'è Yoko Ono. Yoko Ono era una giapponese performer che è diventata la sposa, la compagna di John Lennon, molto accusata dai giornali scandalistici dell'epoca di essere la strega che ha rovinato i Beatles. Non è così, è una storia che tutta è stata rifatta, ma insomma, lei è ancora viva, continua a fare performance. L'ultima che ho visto 2 anni fa, sempre in Italia, perché poi vengono sempre continuamente in Italia questi personaggi, Yoko Ono ha fatto una performance in una fabbrica tessile vicino a Vicenza, dipingendo su un arazzo in mezzo alla fabbrica, quindi in mezzo agli operai che lavorano, la scritta Dream, sogno, bianco su fondo nero, ancora adesso, quindi come dire, l'idea dell'utopia che noi avevamo messo accanto al progetto, questi ce l'hanno in testa da sempre, e la loro poetica e la loro idea, pensare il progetto per l'utopia. Questi sono alcuni dei personaggi che però intrecciano anche nella loro amicizia
tante cose diverse, quello fa la musica e i testi, lei fa la performance. Yoko Ono era un'artista femminista durissima che, cioè, nel 62 sul palco di un teatro, Yoko, che era più giovane, 10 anni prima di questa foto, va sul palco e davanti alla platea si alza la gonna, tira giù le mutande e fa la pipì in pubblico sul palcoscenico. Questa è una performance ed è molto duramente femminista, no? Grandi scandali, arresti, eccetera. Pike, che ancora in giacca e cravatta e fa è musicista di formazione, però stava diventando il padre abilante, il divertista, e l'ingegnere. Ecco, c'è già l'idea di un gruppo, di una piccola isola di competenze diverse che però collaborano, anche loro, come nella mappa di Maciù, si intrecciano per produrre qualcosa di ulteriore, di diverso, di io lo chiamo ulteriore perché un oltre per ciò che conosciamo normalmente. Ecco, questo è il brevetto del 65 del Pike Abe Video Synthesizer, cioè della prima tavola di montaggio costruita da Abe e da Pike per elaborare le immagini ottenute con una videocamera portatile col portapack e ottenere delle cose che allora non esistevano nella produzione industriale, il colore per esempio. Questi si inventano prima della televisione il colore elettronico e scoprono che è un colore bellissimo, colori forti, colori accesi, colori, e in più l'immagine è molto diversa da quella filmica, che era sempre in pellicola, perché la trovate già adesso mobile, liquida, fluida, metamorfica, lo vedete, anche un fotogramma, anche un frame, questo è un frame, un frammento di tempo strappato dal video, questo video è opera video numero 1, il Pike, non ha un tema narrativo, la narrazione è nella bellezza delle forme che si trasformano, e anche soltanto questo frammento di tempo dimostra quanto tutta l'opera è mobile, vivace. Quindi, vuol dire, quando uno dice, lo dirò anche al convegno della prova della, la videoarte è femminile, sì, la fanno i maschi, però è una qualità quella della mobilità, della vivacità, della trasformabilità, della duttilità, che il film in pellicola aveva di meno. Certo, nelle mani di Antonioni aveva anche quello, ma insomma, però ce l'aveva di meno. Pike non era Antonioni all'epoca, quindi Antonioni era un grande maestro che arriva a fare certe immagini fluide alla fine della sua carriera, cioè a metà della carriera. Pike appena è un esordiente, ma già quel mezzo nuovo, il video, la videotape, gli dà la possibilità di creare queste immagini nuovissime. E queste immagini rendono la videoarte più femminile del cinema. Poi di questo parleremo venerdì prossimo. Andiamo avanti. Questo è Picasso, Picasso del 62, non c'entra niente, ma vi dimostra come anche l'arte plastica, anche l'arte astratta, anche il cubismo, il post-cubismo, anche Picasso, negli anni 60, tra il 62 e il 65, aveva un'idea dell'intreccio, aveva già capito che l'arte era intreccio, di che? Di una forma che sembra un televisore, a me piace molto questa immagine, che è elettrica, come i raggi del sole che diventano quasi scariche elettriche, che fa vedere delle cose della vita, fa vedere l'anguria, fa vedere il cactus, fa vedere la nuvola astratta, ed è una forma in qualche modo televisiva, no? Fa vedere una strada e dimostra come le arti plastiche, anche i grandi artisti dell'arte contemporanea, i grandi astrattisti, lavorassero sull'intreccio dei linguaggi negli anni 60. Intreccio, non omologazione, non è un'immagine che sembra un'altra cosa. Adesso, per esempio, le immagini delle foto pubblicitarie, della moda, per esempio, non dico solo di portare, sono dei pasticci perché uno non capisce dov'è la foto, dov'è la modella, dov'è il digitale, dov'è l'analogico, dov'è il capo che devi vendere, è tutto mescolato, tutto digitalizzato in maniera omologa. Questi artisti invece ci dicono, intrecciamo, l'intreccio è creatività, Poincaré, Schiaffini, di cose diverse.
dipingo un quadro ma faccio finta che sia una televisione, più schermi, magari più grandi, più piccoli, poi vediamo cosa c'è dentro la televisione. Intanto io sono un pittore che continua a fare pittura e scultura, però sa che esiste la televisione e mi interessa come oggetto creativo. Ecco, il titolo del testo qua sul manifesto, ma anche del mio intervento, era che in quegli anni, il 69 in particolare, diventa famoso perché c'è lo sbarco sulla Luna. No? La CIA riesce a ottenere i soldi per far andare gli astronauti sulla Luna, ci mettono tutti gli anni 60, una lunga storia anche molto affascinante, anche, vabbè. Però poi nell'agosto del 69 gli americani arrivano sulla Luna e sulla Luna piantano la bandiera americana. Ora io vi assicuro che nel 69 un ragazzo come me che aveva 15 anni e che aveva già incominciato a fare politica da 2 anni e che sapeva quello che stava capitando nel mondo, che sapeva chi era Che Guevara, che sapeva di Cuba, della rivoluzione, cioè, quella bandiera, abbiamo vissuto quell'estate in cui capitano tante altre cose, con un doppio senso di perplessità, perché quella bandiera non ci è piaciuta, a tutto, neanche nel movimento americano, cioè l'idea di piantare una bandiera, la bandiera americana che tutti quanti stavano bruciando in giro per il mondo come simbolo del colonialismo e dell'imperialismo, si chiamava neocolonialismo e imperialismo americano, sulla Luna, che è in proprietà di tutti perché non è americana, è stata considerata un insulto al 68, un insulto alle lotte di liberazione dei popoli, un insulto all'umanità, perché la ricerca scientifica ti ha portato sulla Luna, ma la ricerca scientifica non è solo americana, era anche sovietica, era anche cinese, era anche italiana, era anche francese, non potevi appropriartene in maniera imperiale. E questo si univa all'orgoglio umano anche di un ragazzo, no? Della vostra età, per il fatto che sulla Luna ci eravamo arrivati, perché avevamo passato tutti gli anni 60, quando avevamo 6 anni, 7 anni, 8 anni, a seguire l'avventura della conquista dello spazio. La radio ci portava, è quello che dice la Perrotta, ci portava nelle nostre teste da piccoli, quando eravamo elementari, le navicelle spaziali russe che Gagarin, la prima i russi, poi gli americani, poi lo scontro tra il progetto Apollo e il progetto Voyager, insomma, per noi. Noi ci siamo educati per tutti gli anni 60 all'importanza della ricerca scientifica nella conquista della nuova medicina, della lotta ai tumori e nella conquista dello spazio. Quindi quando si arriva sulla Luna è un risultato di cui eravamo tutti orgogliosi e gli americani, i servizi segreti americani l'hanno rovinato con questa storia della bandiera americana e poi con quella battuta che hanno messo in bocca ad Armstrong, che drammaticamente retorica, un piccolo passo per me, un grande passo per l'umanità, il primo piede sulla Luna, lo scarpone spaziale di Armstrong. Come ha reagito l'arte di questi artisti, Fluxus, in questo caso Faik? Ha reagito al contrario, e questo lo vediamo anche in tutti gli altri artisti di tutto il mondo. Di fronte a questo fatto, che immediatamente diventa spettacolo, diventa entertainment, perché nell'agosto del 69 anche io, tutti quanti, tutto il pianeta è stato attaccato alle poche televisioni che c'erano e abbiamo passato 2 giorni a seguire più o meno in diretta lo sbarco sulla Luna, no? Con la televisione italiana che ha sbagliato, a un certo punto ha detto sono sbarcati, invece non erano sbarcati, il conduttore adesso... Tito Stagno che ha sbagliato il tempo perché ha sentito in diretta da Capo Canaverale che era sbarcato, invece non era vero, quindi ha dato l'annuncio dello sbarco, prima dello sbarco, tutti i soliti pasticci, ma insomma era abbastanza affascinante e quello è stato il più grande spettacolo televisivo del pianeta, perché per la prima volta tutte le televisioni, tutti i servizi pubblici, che erano solo servizi pubblici in Europa, si collegavano agli americani e tutti, come dire, e la televisione era il medium che portava questo evento nelle nostre case. E quindi, come dire, l'industria
televisiva, il broadcasting, ha immediatamente acchiappato il soggetto Sbarco sulla Luna come soggetto predominante del 69, l'ha portato in tutti quanti i luoghi. Noi l'abbiamo seguito, siamo stati audience passivissima, entusiasta, non entusiasta, un po' arrabbiata per la bandiera americana, ma insomma, di questo grande spettacolo televisivo planetario. Però non ci piacevano tante cose, no? Sapevamo che l'industria militare faceva fida della sua luna ma preparava la guerra, che quelle scoperte non ci portavano soltanto civiltà ma forse anche orrore, insomma era tutto molto... gli artisti risposero, fu Pike uno dei primi a farlo, con un'altra, con un altro punto di vista. Per esempio Pike realizzò questa installazione nel 69 che si intitola Moon is the oldest TV. La Luna è la televisione, il televisore più antico, no? Ha rovesciato il punto di vista, dice la Luna sì, ma la Luna che cos'è? È un televisore. Non è la Luna che diventa soggetto della televisione, ma è la Luna il televisore. E che cos'è il televisore più antico? È il luogo dell'immaginazione, è il luogo in cui gli artisti da sempre, da Ludovico Ariosto con la storia di Astolfo, vanno sulla Luna, a Leopardi, la Luna del pastore errante dell'Asia, è il luogo dove è la pagina bianca, è il televisore, è la tela, è lo schermo su cui le riflessioni, le ansie, le paure, i desideri di tutta la umanità si scrivono. La Luna è il televisore più antico, tra l'altro anche in questo Pike mette in relazione, aveva letto McLuhan, no? Peccato che non ci sia oggi l'idea di Kerkhove, che era allievo di McLuhan in Canada. Marshall McLuhan ha scritto nel Understand Media, gli strumenti del comunicare, tradotto in italiano, aveva anticipato già nel 62-63 una relazione che Pike riprende anche nel titolo di questa installazione, installazione video, perché queste sono immagini della Luna riprese con la videocamera e diciamo fissate su vari televisori in sequenza. McLuhan, se voi leggeste, ha scritto nel strumento del comunicare un'interpretazione della adesso non ce l'ho, cioè del pezzo di Romeo e Giulietta di Shakespeare, della scena sul balcone, in cui Giulietta dice tu Luna che sei là, mi illumini, eccetera, eccetera. E McLuhan interpreta questa scena letteraria dicendo che quella luna che sta in cielo per Giulietta è un televisore acceso. Lo scrive negli strumenti del comunicare nel 64. Quando Pike tira fuori il titolo di questa installazione, evidentemente c'è in testa questo brevissimo brano degli strumenti del comunicare che mette in relazione la videoarte, la televisione, la pagina scritta, la luna antica con Shakespeare. Pike ha continuato a lavorare sul tema della luna, questo è un riallestimento degli anni 90 di TV, di Moon is the oldest TV, sempre la stessa installazione, ma con i televisori storti, col televisore piccolino, con la colonna, però c'è sempre questa idea della televisione come pagina, come uovo, come luogo dell'immaginazione. Fino ad arrivare negli anni 2000 a questa luna meravigliosa fatta con laser, in cui la luna diventa un grande cappello in cui veramente l'immaginazione si scatena con i ragazzi che si mettono sotto il cono e guardano in alto e meditano. Sono tutte immagini in movimento, di luci in movimento. La luna esce dalle sue forme tradizionali e entra in questo cono spaziale che questo è del prima di morire del 2002. Nel 69 Pike firma un'opera video che è molto rara, però purtroppo adesso la trovate anche su YouTube, quindi potete trovarvela, però manca del sonoro e non è completa, però questo è YouTube, io non metto mai niente su YouTube. Quest'opera video è un'opera fondamentale, di cui parleremo dopo averla vista, dura 5 minuti. La firma Pike nel 69 ed è la risposta di Pike allo spettacolo televisivo della Luna elettronica della televisione dell'agosto del 69.
si chiama Electronic Moon numero 2, e cioè io faccio una luna elettronica come la televisione ha fatto la luna dello sbarco sulla luna, la seconda luna, la luna elettronica 2, che è proprio un'altra cosa rispetto a quella di Armstrong. È la luna dell'immaginazione, della sensualità. Ritroverete molti colori in alcune immagini del 69 di Pike, che lui riporta poi sul cono 30 anni dopo con nuove tecnologie. Lo vedrete, ci sono questi azzurri, questi blu. E la luna diventa la metafora di tutte le possibilità, il seno della donna, l'acqua che scorre, lo sguardo del poeta, la pizza, tante cose, però poi ve lo analizzo dopo che l'abbiamo visto. Per creare, salute, un ulteriore elemento di relazione, Pike, che fa il musicista, che è musicista, rompe un altro dei cliché che voi pensate di avere, cioè che la musica della big band è solo contemporanea, eccetera, e si mette a suonare al pianoforte, senza alcun tipo di intervento elettronico, una musica dedicata alla Luna, che c'è anche in tanti film americani, ed è il Preludio alla Luna di Claude Debussy, un'opera famosa, usata in tanti modi. In questo caso è suonata direttamente, performativizzata direttamente da Pike nel momento in cui realizza questa opera, che come vedremo non è un'opera video, è un'opera più importante di un'opera video, ma ve lo spiego alla fine. E una delle cose importanti, però la prima cosa che posso dire, è che in questo caso la struttura musicale dell'opera, questa è una musica così importante in quest'opera, crea una linea, che è quella della musica, che è la linea di inizio e di fine dell'opera visiva. Voi noterete che la prima battuta musicale del preludio di Debussy, Pike la fa su un frame nero, su un fotogramma nero, su un'assenza di immagini. Poi incomincia a suonare, a questo punto incominciano a vedersi le immagini in bianco e nero, riprese probabilmente con la cinecamera, cioè col film, dell'acqua che scorre, questa famosa acqua fluida, questo fluxus che gli interessa. Poi si passa al nastro magnetico dell'elettronica, ci sono tutta una serie di azioni, vengono innestate relazioni tra il fuoco naturale, il fuoco di una candela accesa, lo vedrete delle candele accese, e il fuoco elettronico, quello che viene fuori dalla televisione. I titoli di testa, uno dei pochissimi, delle pochissime opere di Pike in cui ci sono dei titoli, e anche la firma, appaiono a metà, quindi rompe tutte le normali consuetudini cinematografiche del cinema commerciale. I titoli diventano immagini tra immagini, non didascalie di inizio e di fine, no? E poi tutto finisce con l'ultima nota musicale di Debussy. E come vedrete, se incomincia sul nero assoluto, la struttura musicale ti dà il senso dell'opera audiovisiva, quindi è audiovisiva senza trattino, e l'ultima immagine con l'ultima nota è un'esplosione di rosso, un'esplosione di rosso puro, che è un colore molto elettronico, che anche Antonioni amava molto. Vediamo Electronic Moon numero 2 di Nam June Paik, 1969. Thank you.
Io ci ho messo forse 20 anni a capire quest'opera, perché è molto più complicata di quello che potete immaginare, e per questo mi dispiace che qualcuno l'abbia messa su YouTube, non fatelo voi, perché l'hanno messa anche male. Quest'opera l'ho scoperta io, nel 92 l'ho comprata pagandola in dollari a Yalta Alcut, che è stato un assistente di Pike che l'aveva in soffitta. Pike l'ha detto che erano perdute, io sono incaponito, sono andato a cercarle, alla fine le ho trovate e ne ho comprate 7-8, delle prime opere di Pike degli anni 60 che si pensavano perdute del tutto. Le ho comprate, le ho portate in Italia, le ho trascodificate, le ho presentate in tutti i musei europei, a Pompidou, a Reina Sofia, a Madrid, a Milano, a Lisbona, e dopo questo lavoro di presentazione se ne sono accorti anche gli americani, che non potevano credere che un critico italiano avesse trovato le opere inedite, tra virgolette, di Pike. E solo 10 anni dopo, io l'ho trovata nel 92, nell'estate del 92, poi abbiamo fatto la mostra che vi ho fatto vedere nel documentario Rai nel dicembre del 92, e poi gli americani nel Museo del Tribunale di New York le hanno ritrovate dallo stesso personaggio, da Yalcut, o dai suoi eredi, nel 2002. Comunque siamo gli unici due istituzioni mondiali a possederlo, diciamo, Gazzano, la selezione Kinema e il Museo Tribunale di New York. Io ho fatto la stupidaggine di restituire la matrice a Yalcut anziché tenerla, così ho dato la possibilità al MoMA di ricomperarla, ma se ne sono accorti. Allora, perché è importante quest'opera? Perché ne vedremo un'altra domani insieme nella lezione di cinema, che è precedente ancora e che si chiama Beatles Electronics, che parla di Beatles, sempre di Pike, sempre del 65, questa invece è del 69. Intanto mi sono chiesto per 20 anni perché il colore, perché questo rosso, che è un colore elettronico, un colore di base, Beatles Electronics è in blu, questa invece è tutta rossa. Però in questo caso il rosso ha un significato che io adesso vi dico, è la prima volta che lo dico, non l'ho mai neanche scritto. Pochi anni dopo Pike realizza Global Groove, che avete visto, e in Global Groove c'è la percussionista Navajo, degli indiani Navajo, dei nativi americani, dei Navajo. Quindi lui frequentava, tra il 69 e il 73, frequentava anche la cultura nativa americana, in particolare in Navajo. E mettere il rosso in Cosa sulla Luna, la chiamo Cosa, non la chiamo video, film, sulla Luna, è interessante perché per la cultura Navajo in particolare la luna rossa è un simbolo, è un segno divino, è un simbolo della pazzia, ma è anche un segno divino. Quando la luna rossa, ci sono spesso le lune rosse per l'umidità, per la pressione, insomma, quando nella prateria un guerriero indiano vedeva la luna rossa, un po' si preoccupava. E allora questa cosa può essere legata, non c'è nessuna prova, non c'è nessun testo di Pike che lo dica, ma insomma, dovendo cercare delle chiavi interpretative, io suggerirei di pensare a un film che parla. Questo va scritto Pike, la luna elettronica numero 2, e quel 2 è importante perché per anni Pike non l'ha mai dichiarato, non c'è un testo in cui parli di questa opera, ma il numero 2 ce l'ha messo lui, e ce l'ha messo lui dopo che, pochi mesi dopo, che c'era stata una luna elettronica numero 1, che era quella della televisione. Quindi quel 2 è effettivamente una contrapposizione tematica, usando lo stesso medium, cioè il video, l'immagine elettronica, alla luna della televisione, radicalizzata nella luna rossa degli indiani, nella luna della pazzia, nella luna della fantasia, nella luna della trasfigurazione delle cose, nella luna dell'immaginazione. Questo potrebbe essere la spiegazione della tematica del colore. Dopodiché io mi sono sempre, queste opere non le ho mai, le ho presentate nei primi anni
93, 94, 95 come le opere video, le opere prime di Pike, perché in effetti lo sono le uniche al mondo firmate, datate e ritrovate. Tutte le altre, penso citate nei cadaveri, non esistono, ci sono solo vaghe, a volte dei frame, però le ho ritrovate tutte, tutte quelle che sono riuscito a trovare. Questa opera, che è del 69, noi la consideriamo un video perché la sua base è l'immagine elettronica, ma in realtà nel 69 Pike aveva la telecamera, la videocamera portatile, aveva dei televisori accesi, stava nel suo studio, lavorava nel suo studio, ma non aveva nessuno strumento, aveva lo strumento di trattamento delle immagini, di montaggio, di decostruzione dell'immagine che si era costruito con Abe, il Pike Abe Video Synthesizer, che è la prima matrice di una tavola di montaggio elettronica, e non aveva nient'altro per registrare la sua performance. Cioè aveva un vecchio strumento, un medium già noto, la macchina da presa cinematografica, la cinepresa. E analizzando il film, perché poi alla fine questa cosa è un film e un video, voi avete un'immagine, intanto ci sono delle immagini che partono, quelle in bianco e nero, che rompono il gioco, che sono chiaramente immagini filmate, che hanno una definizione, chi la conosce la considera una film, perché c'è una grana che non è quella che poi subito dopo vedete, no? che fa esplodere i punti luce di una griglia, quella, l'immagine dell'acqua è molto più densa, quindi l'immagine dell'acqua è filmata, tutto il resto è videografato. Ma la registrazione di questo video non è fatta con un'altra macchina video, è fatta con una cinepresa, perché era l'unico strumento di registrazione anche per la televisione broadcasting, quella della Rai, la Luna, eccetera, usavano le cineprese. Le avete anche viste ieri nei documentari. Cioè c'erano delle macchine da presa filmiche in pellicola che registravano le performance televisive. E voi dovete immaginare una situazione nel suo studio, di Pike che lavorava come un pittore da solo nel suo studio, nella sua casetta, il televisore acceso, macchina da presa cinematografica messa a 2 metri di distanza, un po' in alto, che ci dà questa inquadratura dall'alto verso il basso che si nota nell'inquadratura, però c'è uno spazio fisico tra il televisore e la macchina da presa, che ha l'obiettivo chiuso sui bordi del televisore acceso. No? Noi lo vediamo, come risultato ci sembra un video, ma in realtà abbiamo due elementi per dire che non è un video. Uno, quello che accade dentro l'opera, e poi al fondo dell'immagine c'è uno scorrimento che si intravede della luce. Quello scorrimento è l'effetto di una trascodifica che io ho fatto fare a Cinecittà, pagando la pizza. Da una pellicola che mi aveva dato Yalkut, quindi film, per ottenere queste immagini video. L'ho fatta trascodificare da pellicola a immagine elettronica, con un meccanismo che si usava allora per fare i film in televisione, si chiama telecinema, trasposizione della pellicola in immagine elettronica. Questo tipo di meccanismo ha portato questa immagine degli anni 60 ad avere questo piccolissimo disturbo alla fine, ai bordi estremi dell'inquadratura, che ci dice che è ottenuto da una pellicola. No? No, io non ho falsificato, non ho usato il computer che allora non c'era, insomma, per cancellare quell'effetto, è tutto lì, quello che si vede dalla pellicola si vede lì dentro. Ma detto quest'opera accadono delle altre cose, a un certo punto accadono delle cose straordinarie, di due diversi tipi di nature. Una, a un certo punto l'immagine sembra quasi strappata, vedete che c'è l'immagine del tondo, quello che poi diventa anche una pizza, che viene quasi strappata, no? Ci sono degli strappi, come se... E quello è fatto elettronicamente. L'immagine è su un monitor, su un televisore acceso, c'è questo tondo che poi avete ritrovato, no? Io vi faccio la connessione con l'installazione di Pike in laser degli anni 2000, però i colori sono quelli, e viene strappato. Quell'effetto di strappo, che è molto fluxus e molto videoartistico, è l'idea di non accettare l'immagine televisiva così com'è, ma dire con l'elettronica, con le macchine che abbiamo costruito, il Pike Abe Video Synthesizer, noi possiamo quasi strappare questa tela elettronica, questo nuovo
questa nuova tela, questa tela da pittore di nuova generazione e tirarla via, perché non ci accontentiamo dell'immagine, ma vogliamo intracedere un po' come i tagli di Fontana, no? Però lo fa elettronicamente. Quindi quegli strappi virtuali sono un gesto artistico, performativo, che Bike fa con uno strumento elettronico. Poi però si accorge, se ne accorge, io penso che si sia accorto improvvisamente, che quella cosa che stava costruendo era una performance, oggi la chiameremo multimediale, non c'era questa parola, perché c'era una cinepresa che registrava e c'era uno spazio fisico, 2 metri tra la cinepresa e il televisore su cui lui interveniva con il videosintetizzatore, cambiando le immagini. E in questo spazio mi dice, io lo devo riempire. E come lo riempio, lo vediamo, avvicino la mia faccia, vedete soprattutto il profilo di Fight in bianco e nero, perché la luce del televisore gli crea un chiaro scuro, entra dentro l'immagine filmica della cinepresa che riflette, mette il suo profilo e firma l'immagine, ma mette il suo corpo tra l'immagine filmica e l'immagine elettronica, che diventa a sua volta parte di questa cosa. Poi non si accontenta, allora chiama Charlotte Moorman, un'altra bella signora che gli stava accanto, gli fa esporre la tetta e gliela tocca, perché non è. E c'è la tetta esposta e fisicamente toccata, cioè fa entrare la corporeità dichiarando che è un corpo, non è un'immagine, la tocca per quello, cioè perché lo tocca perché gli piaceva, ma vuol dire che lo tocca, ci dichiara che c'è il fisico in questa performance, non soltanto l'eicon. Poi dice, vabbè, ma questa cosa assomiglia a una pizza, e ci mette coltello e forchetta, e continua così. Poi non gli basta, dice, vabbè, facciamo un'altra cosa, che cos'è questo televisore acceso tutto rosso? È un fuoco? Vi ho fatto vedere nella mostra che ho fatto nel 92, One Candle, che è l'installazione di Pike, che mette in relazione la candela accesa con l'immagine elettronica. Ecco, qui è l'anticipazione di 20 anni di quella performance, di quell'installazione. Accende un fuoco, accende un accendino, uno zolfanello, in quel caso non c'era la macchina, cioè c'era, uno l'ha usata, accende un fiammifero lungo, e lo mette sempre nello spazio intermediario tra la macchina da presa filmica e il televisore acceso, e confronta, l'avete visto, il fuoco elettronico che il televisore tirava fuori col fuoco naturale. Poi fa un'altra cosa, avvicina la fiammella al corpo della performer, della modella, e mette in relazione il fuoco con il fuoco elettronico col corpo, e poi fa esplodere tutto in questa immagine rossa. Questa cosa, che io non so definire, perché non la posso definire con le categorie che continuiamo malamente a usare, perché non è un film, non è un video, non è una performance, e tutte queste tre cose insieme, e anche un'audiovisione, perché c'è la Debussy sotto, che lui poi ha aggiunto dopo, questa roba qui è un'opera intermediale, in cui tutte, esattamente quella cosa che diceva Poincaré, tanti elementi di diversa natura, anche materiale, un'immagine elettronica, un'immagine filmica, un corpo fisico, una fiamma accesa, si intrecciano in un'opera, entrano in relazione, perché entrano in relazione, ma l'effetto, il contenuto che noi abbiamo è di non solo di intreccio, ma di sintesi, è qualcosa di qualitativamente superiore alla somma delle parti. Non è solo un film, ma è anche un film, almeno tecnicamente è un film, però è anche un video, però è anche una performance con attore, con modella, è anche un gesto, un fuoco, è anche un confronto metaforico tra il fuoco elettronico e il fuoco naturale. Quella roba lì nasce prima della videoarte, perché queste cose sono precedenti anche a Global Blue, che è considerato l'inizio della storia di Pike come videoartista, ed è un'opera intermediale, di cui si intrecciano, si mettono in relazione tante storie, anche mediali, anche il film con il televisore acceso, oltre che teatrali con la performance, oltre che metafore di poetiche come il fuoco elettronico e il fuoco naturale. Questa è un'opera straordinaria per questo, perché è di difficile. Quando uno, io vedo gli americani, come al solito,
nella scheda del MoMA trattano questa cosa, se guardate con misura tra me New York, Dipartimento Film and Video and Media, la dicono un film sperimentale di Pike. È proprio pochino per definire una cosa così, un film sperimentale. Non è un film sperimentale, c'è tanto, è tutto elettronico, c'è una relazione tra il film come materiale espressivo che lui usa in chiave di registrazione, però lo valorizza, vuol dire, non usa solo il film per registrare la perla. Alla fine dà un valore al film perché capisce che il film stabilisce quello spazio fisico, detto cui mette il teatro, per esempio, la performance al teatro. Quindi c'è una valorizzazione di elementi mediali precedenti all'elettronica che rendono questa cosa molto, molto importante e ancora del tutto non conosciuta. Questa è la luna elettronica numero due, l'idea di cosa si può fare con la luna senza entrare nella luna. Abbiamo un pezzo italiano? Il pezzo della RAI. Sì. Magicamente questa stessa trasgressione dell'industria culturale televisiva non ce l'ha come idea soltanto Pike. C'è una discussione televisiva su Tito Stagno, Bersani era il, come Pippo Baudo, il presentatore per eccellenza della televisione italiana per lo spettacolo, Lello Bersani, un giornalista da Venezia, da Cannes, eccetera, che intervista nell'agosto del 69 un po' di personaggi dello spettacolo sulla Luna, dicendo cosa vorreste, cosa pensate di trovare sulla Luna, queste cose televisive. E lì ci sono tre personaggi, un poeta che gli dà una risposta molto vicina a quella di Pike, e poi c'è Michelangelo Antonioni e Monica Vitti, ce lo vediamo. Vorrei andare da Alfonso Gatto, un poeta, e al poeta cosa si può chiedere? Cosa vorrebbe Gatto che gli astronauti mettendo piede sulla Luna trovassero? Una montagna a forma umana. Vorrei che l'erosione degli spazi, il freddo, il caldo, l'estremo freddo e l'estremo caldo avessero profilato, per dire così, raffigurato sulle rocce della Luna una strana immagine dell'uomo, per ricordare all'uomo che i suoi limiti, la sua figura, è ancora il suo miglior patrimonio. Volendo andare poi per quello che di solito si suole chiedere ai poeti, cioè appellarsi alla loro immaginazione, io vorrei trovare sulla Luna le persone che mi sono più care. Vorrei sul mare della tranquillità, in una barca, trovare insieme con mia madre le ultime persone che ho amato di più. E li cito alla rinfusa, che stanno bene insieme. Giovanni XXIII, Marilyn Monroe, il dottor Schwartz e Luther King. Grazie, Gatto. Era il poeta, Alfonso Gatto. E andiamo un attimo da Monica Vitti, l'attrice più premiata dell'anno. Grazie di essere venuta, Monica. Una domanda semplicissima. Ci andresti sulla Luna? Certo, che quello che ha detto Gatto è meraviglioso, trovare Marilyn Monroe, trovare questa gente. Quello che si sa è che la Luna è più brutta della Terra. Dunque sarebbe bellissimo poter partire dalla Luna e trovare la Terra. Pensi che bellezza arrivare qui e trovare un mondo così straordinario come quello in cui viviamo. Grazie Monica. Michelangelo Antonioni, ritornato dall'America. E un regista come Antonioni, la domanda è semplicissima, anzi... è una non domanda, cosa pensi dell'avvenimento? Ma penso che questo viaggio sulla Luna, più che una conquista della scienza, sia da considerarsi come una naturale evoluzione della natura. La natura è così perfetta che dà all'uomo l'intelligenza necessaria per andare sulla Luna e forse oltre, certamente anche oltre. Faresti un film sulla conquista della Luna? Dovevo farlo. Ah sì? Nel 63 Kennedy mi aveva invitato alla Casa Bianca per fare questo film sulla Luna che io le avevo proposto tramite un comune amico, e poi è morto, e allora... Il vostro orecchio è sicuramente molto attento, avrete notato che la base musicale di questo sketch televisivo è il preludio alla Luna di quello di Debussy, esattamente lo stesso che ha suonato Pike, perché quella fantasia non è così grande. Avete notato lo sconcerto di... Bersani quando ha finito di parlare Gatti, che è rimasto sconvolto da questa idea della,
tra la mamma, Marilyn Monroe, Luther King, forme di roccia, forma umana, cioè, era lo sconcerto che aveva la televisione, la luna elettronica numero uno, di fronte alle provocazioni degli artisti. La Monica Vitti risponde da artista, il motivo per cui Antonioni risponde da scienziato, io lo dovrei spiegare, ma adesso non abbiamo il tempo, ma è giusto quello che sta dicendo. Tutto il lavoro da Blow Up, l'indicazione di una donna, di anche teorico di Michelangelo Antonioni sulla fotografia che non mostra quello che apparentemente mostra, ma mostra altro, la tecnica ci permette di mostrare altro, e quindi lui fa un discorso sulla Luna come evoluzione dell'uomo in quanto evoluzione tecnica, e continua sul discorso teorico che usa il cinema come strumento della relazione arte-tecnica. Questo è un altro pezzo strano che però ci dice come un poeta come Alfonso Gatti in Italia, senza minimamente conoscere né Fuchs né Pike e neanche la cultura americana, abbia immaginato una luna elettronica opposta a quella della televisione. Questa immagine, tra l'altro questo documento lo dobbiamo alle ricerche di Matteo, che ringrazio molto per averlo trovato, ci dà anche un'informazione su che cos'era uno studio televisivo all'epoca. Un filo non tanto lungo, quindi poca possibilità di campo, una telecamera, in questo caso portata a mano, abbastanza pesante, molto diversa dal portapacche che aveva inventato Pike, che avevamo visto prima, che si girava faticosamente nello studio, che era un luogo chiuso. Pike aveva inventato una macchina che usciva dagli studi, andava per le strade e si poteva fare cinema sperimentale in quel modo. Abbiamo finito? Va bene. Allora, buona audiovisione, dovete imparare a chiamarli così questi cosi, audiovisivi, audiovisione, è sbagliato dire buona visione, mi dispiace per Ghezzi, è un errore filosofico. Queste opere sono profondamente, intimamente, tecnologicamente audiovisive senza trattino, quindi audiovisione. Grazie.